Buonasera, buonasera, gentili telespettatori, ben ritrovati al 90° minuto di Serie B, 30ª giornata all'insegna della SPAL che batte il Cesena della capolista solitaria del campionato di Serie B, molto bene il Bari che batte il Frosinone, vittoria importante dello Spezia con sull'Avellino e quindi balzo nuovamente della squadra di Di Carlo in zona playoff. Si complica invece per quanto riguarda la zona salvezza la posizione sia del Brescia ma anche, attenzione, del Cesena. Ne parleremo ovviamente con il nostro opinionista doc, vale a dire Roberto Rambaudi. Ciao Roberto. Ciao Paolo, buona Serie B a tutti. È giusta questa prima analisi? Sei stato perfetto. Perfetto, ce la diciamo tra di noi, ovviamente. Allora, andiamo subito a vedere i risultati di questa 30ª giornata del campionato di Serie B. Partiamo appunto con la vittoria del Bari 1-0 sul Frosinone, Benevento Entella 0-0, Cittadella Perugia 1-1, Salernitana batte Brescia 2-0, SPAL batte Cesena 2-0, Spezia batte Avellino 2-1. Si sta giocando Latina Carpi, siamo intorno al 12° del primo tempo, 0-0 il punteggio. Come vedete è un po' un campionato spezzatino perché ci sono anche altre partite, domani Novara Provercelli, Ternana Trapani e Vicenza Pisa, si chiuderà lunedì con il posticipo Verona Ascoli. Questa è la classifica, come detto, SPAL solitario in testa 55 punti, Frosinone 53, Verona 52, Benevento 48, Bari 46, Spezia Perugia e Cittadella 44, Entella Novara 43, Carpi 40, Salernitana Avellino 36, Ascoli 34, Pisa e Provercelli 32, Cesena, Latina e Brescia 31, Vicenza 30, Trapani 26, chiude la Ternana a quota 23. Si è mossa la classifica marcatori, Pazzini 19 gol, è sempre il capocannoniere, poi abbiamo Caputo 14 reti, ha segnato Coda che va a quota 12, gol anche per Di Carmine, Granocce e Litteri insieme ad Antenucci, Caraccio e Ceravolo a quota 11 in questa classifica marcatori. Allora apriamo subito le nostre sintesi, andiamo a vedere la vittoria dopo quasi due mesi, torna a vincere la Salernitana alla Recchi contro il Brescia. Allora andiamo subito a vedere la sintesi curata da Fabio Pietro Iusti. La Recchi ospita uno scontro diretto per la salvezza, emergenza, squalifiche e infortuni per entrambe le contendenti. Nella Salernitana Bollini ritrova Vitale in difesa e Rosina in attacco, ispiratore del tandem Coda Sprocati. Nel Brescia Brocchi piazza il rientrante Colì e Untersi sugli esterni e Torregrossa in prima linea accanto a Caracciolo. In tribuna il selezionatore dell'Under 21 Gigi Di Biagio, arbitra Marco Serra di Torino. La Salernitana prova subito a prendere il comando del gioco e al 14° il portiere del Brescia Minelli, messo alle strette dal pressing di Coda, rischia davvero grosso. Campani ancora pericolosi al 23°, Coda mette sui piedi di Sprocati un pallone invitante, nella conclusione non c'è la cattiveria necessaria e Minelli riesce a rimediare. Al 26° la prima azione pericolosa dei Lombardi, Untersi serve in area Torregrossa, controllo e destro, Gomis è ben piazzato. Il montaggio di Andrea Focacci ci porta al secondo tempo, avvio favorevole al Brescia, secondo minuto calcio di punizione di Dall'Oglio, Calabresi in mischia, impatta male sul pallone a porta spalancata e mette incredibilmente oltre la traversa. La Salernitana reagisce in tempo reale, la conclusione dal limite di Ronaldo è insidiosa, Minelli respinge come può. I Granata tornano padroni del campo e all'11° trovano la giusta combinazione, perfetta imbucata in area di Rosina, dormita generale della difesa biancazzurra e Coda tocca quel tanto che basta a mandare fuori giri il portiere ospite. Salernitana 1, Brescia 0 e 12° bersaglio personale per l'attaccante di Bollini. La formazione bresciana si vede solo su azioni estemporanee, alla mezz'ora Caracciolo conclude senza grossa convinzione una buona occasione e poco dopo Bonazzoli, subentrato a Calabresi, fallisce clamorosamente il bersaglio. Gomis ringrazia. La legge immutabile del calcio non perdona e due minuti dopo la Salernitana raddoppia col neo entrato Donnarumma che fa sponda di testa su un calcio d'angolo di Vitale. 2-0 e sesta rete per l'ex attaccante del Teramo. I Lombardi si disuniscono e all'88° restano in 10 uomini, Blanchard è espulso per fallo da ultimo uomo, è l'epilogo del match.
La Salernitana si aggiudica con merito un importante spareggio salvezza, vince la squadra che ci crede di più, ancora una prestazione deludente di Brescia, del Brescia che infila la terza sconfitta consecutiva, migliore in campo senza dubbio. Coda della Salernitana, ribadisco il finale alla Rechi, Salernitana batte Brescia 2-0 e la linea può tornare a Paolo Paganini. Grazie Fabio, io ti chiedo soprattutto Roberto, undicesima sconfitta esterna del Brescia, la squadra che ha perso di più fuori, fuori casa, è questo il vero grave campanello d'allarme della squadra di Brocchi oppure è una condizione generale che non c'è? È una somma di cose, 20 gol subiti nell'ultima mezz'ora, peggior difesa, 43 gol subiti, è una squadra che mi sembra impaurita, anche oggi vista, senza essere mai pericolosa, all'inizio si proponeva gioco, adesso ha paura di proporre gioco, forse per i risultati, è una squadra che deve avere una scossa per dare un cambio di rotta a questo campionato che si sta mettendo male per il Brescia e la qualità c'è, sono una squadra giovane che però deve avere coraggio e autostima, gli sta mancando questo. Oggi ha avuto l'occasione per riprendere con Bonazzoli, ma non l'ha fatta, troppo poco. Bene la Salernitana. Certo, assolutamente. Poi comunque ha Coda, che indubbiamente è un giocatore, 12 gol, che sicuramente mette il sigillo in, in questo organico. Andiamo a vedere adesso, Roberto, il pareggio tra Benevento ed Entella, un momento così, per quanto riguarda la squadra di Baroni, ci racconta tutto Carlo Carione. Preziosi punti playoff in palio al Ciro Vigorito nella sfida fra Benevento e Virtus Entella. Sanniti nella circostanza in completo nero, con la voglia di tornare al successo dopo il solo punto conquistato negli ultimi tre incontri e dimenticare la sconfitta subita in rimonta all'andata che ancora fa male. Liguri con l'intenzione di confermare il buon momento certificato anche dal successo casalingo sul Bari. Recuperati alcuni infortunati, Baroni può gestire la possibilità di scegliere puntando stavolta sul 4-3-3 con Ciciretti, Ceravolo e Sissé a formare la linea d'attacco. Dall'altra parte Breda cambia solo qualcosa in difesa e nel suo 4-3-1-2 davanti al portiere Jacobucci manda in campo Benedetti al posto di Pellizzer. L'arbitro è Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta. Condizionata dal vento, partita gradevole nel primo tempo con i padroni di casa che gestiscono il possesso della palla e ospiti pronti a sfruttare gli spazi in ripartenza. Per i portieri però nessun intervento di rilievo, a lungo da sbrigare c'è solo l'ordinaria amministrazione. Neanche al 36esimo, quando il Benevento va al tiro con Ciciretti, Jacobucci è chiamato in causa per il risolutivo intervento di un difensore. Quattro minuti dopo Ciciretti ci riprova, stavolta su punizione, forte ma centrale, la conclusione del fantasista giallorosso è respinta con i pugni dal portiere. Sostituzione del Benevento in avvio di ripresa, non al meglio, Ceravolo lascia il posto a Falco. Al 61esimo l'occasione migliore per l'Entella, da sinistra Catellani lascia partire un cross per Caputo che da centro area conclude di destro, molto bravo Cragno, respinge e allontana la minaccia. Sempre molto attento, il portiere del Benevento è decisivo nel finale. All'89esimo, al termine di un'azione insistita degli ospiti, il pallone arriva a Palermo, che arma il destro. Cragno non si lascia sorprendere. Poi in pieno recupero è Dià, uno dei nuovi entrati, ad infilarsi pericolosamente in area di rigore, ma il portiere giallorosso, ancora una volta, è un muro invalicabile per gli attaccanti avversari. Evitata la beffa del finale, come invece era successo all'andata, il Benevento è però costretto a rinviare l'appuntamento con la vittoria che ormai manca da quattro partite. Per la Virtus Entella è il quinto risultato utile consecutivo ed anche il quinto pareggio consecutivo ottenuto in trasferta. Il migliore in campo è il portiere Cragno, il finale dallo stadio Ciro Vigorito è Benevento, Virtus Entella 0-0 e la linea può tornare a Paolo Paganini. Ecco, grazie. Come diceva giustamente Carlo Carione, per quanto riguarda il Benevento, due punti nelle ultime quattro gare, quindi un passaggio a vuoto. L'Entella comunque riprende un po' la marcia, intanto ci fa piacere che c'è stato l'esordio di un 99, quindi c'è la valorizzazione in questo campionato, vale a dire Zaniolo nell'Entella. Quindi da questo punto di vista come lo giudichi questo pareggio? Allora, parto dall'Entella, squadra che terzo risultato pareggio consecutivo fuori casa, ha fatto troppo poco fuori casa per le qualità che ha, solo 12
11 punti, però è una squadra che sta bene in campo tatticamente, il 4-3-1-2 concede molto magari sugli esterni se riesce a attaccarlo, quello che non è riuscito a fare il Benevento oggi, però centralmente tanti giocatori in zona palla per poi ripartire su Caputo e il trequartista Amarri che si gioca bene tra le linee. Il Benevento ha perso di certezze con le due sconfitte che ha avuto col Bari e Novara, poi ha pareggiato con Salernitana. Ha bisogno di trovare l'entusiasmo, quello che l'ha contraddistinta in questo campionato, più coraggio nell'uno contro uno con gli esterni, giocare con sempre la voglia di fare gol, perché domina in tutto nel possesso palla, nella pericolosità. Oggi è mancato un po' di imprevedibilità. Allora, noi adesso andiamo a vedere il Cittadella, al secondo pareggio interno di questo campionato, quasi una notizia, contro il Perugia, già gara un po' scorbutica, ce la racconta Barnaba Ungaro. Al Tombolato il Cittadella di mister Venturato festeggia la partita numero 400 della sua storia in Serie B ospitando il Perugia del tecnico Bucchi, un confronto da zona playoff con le squadre appaiate a quota 43 punti. L'arbitro è Rapuano di Rimini. È del Cittadella schierato con il 4-3-1-2 al quinto, il primo fondo della partita con Chiaretti che viene atterrato da Mustacchio al limite dell'area. Sulla conseguente punizione tocco di Salvi per Bartolomei ma Brignoli para a terra. Al 14esimo il vantaggio dei padroni di casa, discesa di Salvi sulla destra, palla per Chiaretti che la mette in mezzo dove Litteri non sbaglia e la scaraventa in rete. 1-0 per il bomber Granata, c'è il ritorno al gol e la sua marcatura numero 11 in campionato. Il Perugia impostato con il 4-3-3 arranca e al 27esimo rischia nuovamente, cross di Benedetti dalla sinistra, volta allontana e Chiaretti in mezza girata dal limite manda alto il pallone. Al 29esimo infortunio tra gli umbri, è costretto ad uscire Dezzi, al suo posto entra Campora. Il Perugia però cresce, al 35esimo crea un grosso pericolo, cross di Mustacchio, Di Carmine anticipa l'uscita di Alfonso e Salvi allontana proprio sulla linea di porta, a vuoto l'uscita del portiere del Cittadella bruciato nel tempo dall'attaccante umbro. Al 37esimo nuova azione del Perugia, invito di Mustacchio e questa volta Di Carmine di testa manda di poco a lato, si va poi all'intervallo. Con il montaggio di Massimo Serena andiamo alla ripresa. Dopo 4 minuti calcio di rigore concesso al Perugia per un intervento di Pelagatti su Terrani ritenuto falloso dall'arbitro Rapuano. È il primo penalty per gli umbri in questo campionato. Lo batte Di Carmine che con un tiro centrale realizza l'1-1 al suo 11esimo gol in campionato. Reagisce il Cittadella al 17esimo. Iori serve Bartolomei, tiro forte ma centrale, parata di Brignoli. Al 23esimo protesta il Cittadella per un contatto non giudicato da rigore tra Fazzi e Pelagatti, ammonito Valzania. Di seguito due occasioni create dal giovane Granata Kouamé, entrato da poco. Nella prima Brignoli respinge, nella seconda l'attaccante riprende una ribattuta di Monaco ma manda il pallone di poco sul fondo. Il Perugia tenta comunque qualche sortita in avanti. Al 38esimo Gnaoré inventa un buon pallone per Monaco, colpo di testa ma Alfonso alza sulla traversa. L'ultima opportunità della partita del Cittadella. Junco serve a Righini ma Brignoli si supera ancora una volta e manda il pallone in calcio d'angolo. Una bella partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre che meritano senza dubbio la zona playoff. Migliore in campo il portiere umbro Brignoli. Ribadisco il finale dal Tombolato, Cittadella 1, Perugia 1 e la linea torna allo studio. Grazie, tu sei un grande estimatore, lo sei sempre stato del sì, Perugia, sì. No? Perché gioca effettivamente un buon calcio, sì. Però voglio dire, alla fine vai a vedere il 14esimo pareggio, cioè è la seconda squadra che ha pareggiato di più, perché il Latina ne ha fatti 15 e sta giocando. Sì, casualità, tanti pareggi. Voglio un po' sentire no, su questo. No, oggi inizio dal Cittadella molto bene, ben messa in campo, da Venturato, giocando il proprio calcio, tanti giocatori sempre nell'andare a rubare palla e verticalizzare per i tre davanti, il Perugia... Oggi male, si deve prendere il risultato, ma la prestazione è stata una delle più brutte secondo me, vuoi perché c'è tante assenze, vuoi perché ha cambiato modulo all'inizio, poi secondo tempo ha rimesso 4-3-3, ha saputo soffrire, ma non ha espresso il proprio gioco, c'è il palleggio, le sovrapposizioni sugli esterni, le verticalizzazioni per le punte. Quindi a Bucchi dico, fammi rivedere il 4-3-3 che ha contraddistinto il Perugia a giocare bene in questo campionato. Messaggio di Rambaudi a Bucchi dunque. Allora anticipiamo, perché c'è grande entusiasmo, giustamente, Ferrara per la vittoria sul Cesena, che vale appunto il primato solitario. Noi anticipiamo appunto la sintesi di Spal Cesena, andiamo a vedere con Nuccio De Simone. (Sussurra)
Paradiso e purgatorio, la SPAL per il sogno Serie A, il Cesena per allontanarsi dai play-out, il derby emiliano-romagnolo ha obiettivi diversi ma stesse motivazioni, la SPAL ha tutti a disposizione, nel Cesena non ce la fanno Perticone e Balzano, sulla destra Di Roberto, in porta Agazzi, Di Rige e Di Paolo di Avezzano. Alla mezz'ora è Crimi ad essere lanciato in profondità, il diagonale Meret para terra, rivediamo il destro del centrocampista. La risposta della spalla, il cross è di Lazzari, la deviazione di Floccari ma tocca per ultimo Di Roberto ed è angolo spalla. Corner corto, Costa mette al centro, sponda di Cremonesi, pallone facile per Antenucci che firma l'1-1 e il suo undicesimo centro in campionato. Molto dubbia la posizione comunque dell'attaccante e grandi le proteste bianconere che chiedono il fuorigioco. Le immagini non mostrano se l'assistente alzi o meno la bandierina, giallo per Ragazzi, allontanato Camplone. Chiusura di tempo, ci prova Di Roberto, il centrocampista stoppa e calcia di potenza esterno della rete. Le immagini curate da Carlo Gigliotti ci mostrano il 16° della ripresa, tutto molto bello. Floccari, il cross di Costa, il tempismo al volo di Mora ed è il 2-0 del capitano, gran gol e una SPAL travolgente sicuramente quando si distende. Mora che però più tardi, è già ammonito, commette fallo su Rigione e scatta il cartellino rosso. Osserviamo poi la punizione ancora di Di Roberto, esecuzione perfetta come la risposta di Meret. E la SPAL chiude addirittura in 9, rosso diretto per Costa, così come chiude la nostra sintesi. E prima in classifica, cinica, spietata, bella da vedere, un gran progetto societario e di squadra. Sicuramente la Serie A per la SPAL non è solo un sogno. C'è da dire che comunque anche il Cesena oggi ha fatto vedere cuore e determinazione, un Cesena che probabilmente merita di più in questo campionato. Migliore in campo comunque Meret, SPAL batte Cesena 2-0. Linea a te, Paolo Paganini. Ecco, grazie Nuccio. Secondo appunto quello che abbiamo visto, poi alla fine forse, voglio dire, decima vittoria, capolista in casa, capolista, però eccessivo forse il nervosismo, cioè rimani 9 uomini in una partita che comunque hai tenuto in mano. E poi dall'altra parte un Cesena che invece, esatto, al di là, recrimina, ma è anche in una situazione di classifica pesante. Non merita la posizione di classifica, che è una squadra che gioca un buon calcio, ben messa in campo da Camplone. Oggi ha fatto meglio il Cesena della SPAL fino al gol di Antenucci, dubbio, poi non si, le immagini non evidenziano se era fuori gioco o meno, sì. Però poi la partita è diventata nervosa, molto nervosa, dove la SPAL però ha dimostrato di saper giocare ad alti livelli, abituata a giocare per vincere, l'anno scorso in Lega Pro, quest'anno in Serie B. È una squadra che mi segna 14 volte a fine primo, 14 gol a fine primo questione tempo, di mentalità, 14 dici. Gol al secondo tempo, e questo chi l'ha data? L'ha data il suo allenatore, è il valore aggiunto di questa squadra e i ragazzi seguono appieno quello che chiede il proprio allenatore. Quindi complimenti alla SPAL, ma il Cesena sicuramente si rifarà perché è un'ottima squadra. Ci fermiamo un attimo Roberto, lo diciamo anche a beneficio dei nostri telespettatori, poi dobbiamo vedere ancora tutti i gol della zona playoff, il gol più bello, ne abbiamo tante ancora di cose da raccontare, quindi pubblicità, poi torniamo in diretta con 90° minuto di Serie B. Nuovamente in diretta, gentili telespettatori, con il 90° minuto di Serie B. Andiamo a vedere ora la vittoria dello Spezia nel segno di Granoce contro l'Avellino. La sintesi è di Antonio Zagarese. L'Avellino ospite in Liguria per dimenticare la pesante sconfitta interna e le vicende giudiziarie di fronte allo Spezia allenato da Domenico Di Carlo. Discontinuo in trasferta ma solido al picco. Walter Novellino con la coppia verde, Ardemagni in attacco, arbitra Gersini di Genova. Subito ritmi alti, punizione per gli ospiti, verde al cross, direttamente il pallone va sul fondo, indirizzato da Migliorini.
All'11esimo la prima occasione del tridente spezzino, Fabbrini salta l'avversario, punta la porta e tira Radunovic disteso, para con agilità. Al 17esimo nuova punizione un po' defilata dell'Avellino, bellissimo schema, parte sulla sinistra d'Angelo, libero di mettere al centro, stacco imperioso per il vantaggio ospite, più in alto di tutti Arde Magni, tra l'altro un ex per l'1-0. Meno di 10 minuti la replica degli Aquilotti da lontanissimo, prova a sorprendere il portiere avversario Djokovic, ci riesce, non trattiene Radunovic, la rete del pareggio, palla schizzata sulla linea, più lesto di tutti è Granoce ad assicurarsi il pareggio dei bianchi, 1-1 al 25esimo. E 2 minuti più tardi è ancora lo Spezia, piccolo senza freni, prova il tiro ancora dalla distanza in due tempi, blocca la sfera il portiere degli Irpini. Alla mezz'ora i padroni di casa provano a ribaltare il risultato da angolo, preciso Fabbrini sulla testa di Valentini, Radunovic salva tutto sopra la traversa. Al termine di un bellissimo primo tempo pieno d'occasione ancora il duo D'Angelo Arde Magni, girata acrobatica dell'attaccante Murata, il montaggio di Graziano Notaro ci porta nella ripresa, prima vera chance per i bianchi da punizione tesa di poco sopra la traversa, al 56esimo ancora vicini al vantaggio con Piccolo, qualche cambio per dare nuova energia al match, al 66esimo il tiro di Lasic dal limite si spegne a fil di palo, un minuto più tardi cambio di fronte, Piccolo in aria impatta sulla palla ma non riesce a dare la giusta direzione. Spingono le squadre meno 20 dal finale. Da destra, Piccolo, vede libero il compagno e pennella un gran cross e il gol rimonta completata e il Diablo Granoce con la specialità della casa. L'incornata che decide il vantaggio casalingo 2-1. Finale incandescente, prima l'Avellino con D'Angelo sfiora l'incrocio sul colpo di testa. Errore difensivo, prova ad approfittarne Pulzetti, allarga sulla destra e chiude il triangolo Granoce da pochi passi, manda altissima occasione per il vantaggio. A tempo regolamentare ormai scaduto, chiede un rigore Arde Magni. Per l'arbitro l'intervento è regolare e poi finisce così. Impone il 2-1 lo Spezia in un bellissimo match giocato dalle due squadre. Migliore in campo l'uruguaiano Granoce al suo 10° centro stagionale. Ripetiamo il risultato al picco, Spezia 2, Avellino 1 e linea che può tornare a Paolo Paganini. Grazie Antonio. Lo Spezia in casa riesce a trovare quella marcia per rimanere aggrappata al treno playoff. Sì, beh, lo Spezia poi oggi ha vinto contro una squadra ostica che ben messa in campo da Walter, Novellino. Non aveva mai vinto con l'Avellino. Esatto. Poi Di Carlo deve essere contento perché secondo me vale doppio questa vittoria perché l'ha vinta in rimonta, consapevole della forza della sua squadra, con la calma, l'applicazione, l'organizzazione, ha aspettato l'occasione giusta su un'incertezza del portiere dell'Avellino, però lo Spezia è stato bravo a concretizzare, quindi vincere questa partita e portarsi in avanti in classifica. Noi adesso andiamo allo stadio appunto di San Nicola di Bari, grande entusiasmo, oltre 20.000 spettatori per questa importantissima vittoria del Bari contro il Frosinone. La sintesi è di Emiliano Cirillo. Bari in emergenza per le troppe assenze, Colantuono costretto a rivisitare la formazione, Brienza recuperato dopo un fastidioso acciacco. Problemi anche per Marino, privo di Matteo Ciofani e Mokulu, torna però Soddimo, arbitra la penna. Avvio intraprendente del Frosinone, c'è subito un'iniziativa di Soddimo che esplode il sinistro Mikai in angolo. Insiste la squadra allenata da Marino, porta la minaccia a Daniel Ciofani di testa che non sorprende Mikai. Il Bari sino ad allora in atteggiamento passivo prova ad uscire dall'anonimato con Daprelà che innesca in area la corrente Furlan che cade prima dell'impatto forse spintonato da Mazzotti. Il Bari invoca il rigore, la penna lascia giocare, le immagini non ci sono di conforto. Sale poi la tensione, ci sono scintille a centro area tra Floro Flores e Soddimo, entrambi ammoniti. Il Bari è più muscolare e propositivo, aumenta i ritmi ma è poco lucido davanti a Bardi che si salva prima su Galano, poi su Floro Flores, poco efficaci nella circostanza. Poi c'è un episodio dubbio in area barese, Daprelà controlla il pallone con una mano, la penna forse coperto, sorvola. Torna ad aumentare l'intensità il Bari, c'è ampia connessione nel tweet di Brienza, Floro Flores spaccata imperiosa, Bardi decisivo.
Le immagini montate da Alessandro Calabrese ci portano alla ripresa. Approccio determinato del Frosinone. Dionisi innesca San Marco, in corsa uncina il pallone Micai, provvidenziale. Gara vivace, il Bari dà segnali di presenza, battuta poderosa di Brienza, il portiere del Frosinone non si lascia sorprendere. C'è più dinamismo e creatività ora nel Bari. Da Prelà costruisce una giocata deliziosa in area per Furlan, che brucia Mazzotta e infila di testa. Bari in vantaggio al minuto 61, prima rete di Furlan, scheggia impazzita tra le maglie avversarie, gol pesantissimo il suo che stiamo per riproporvi. Bari sicuramente più convinto ed incisivo, la sassata di Fedele con pallone alto. Poi arrivano le indicazioni di Colantuono ai suoi, il Bari gestisce la gara, inutile il forcing finale del Frosinone. Il Frosinone è costretto a fermarsi dopo 7 risultati utili consecutivi, conferma comunque la qualità del suo complesso che oggi però si è espresso soltanto a sprazzi. Bari implacabile e di sostanza, il solito cinismo in area di rigore che sta un po' determinando il cammino della squadra in questo girone di ritorno. Migliore in campo Furlan, una rete e tanto dinamismo. Al San Nicola Bari batte Frosinone 1-0, a te Paolo. Emiliano, allora è un Bari che dopo il passaggio a vuoto, comunque con Lentella, ha ripreso subito forza, coraggio, solidità, battendo il Frosinone che ricordiamo comunque era là in cima alla classifica. Beh, è stata una partita a livello tecnico non esaltante, però molto tattica, perché c'erano tanti gran giocatori per la categoria, per la Serie B. Bene il Frosinone, meglio Frosinone fino al gol del Bari, ha sbagliato dei gol con San Marco e poi c'è stata la cinicità. Però da mentalità propositiva, cross di Daprela a sinistra e chiusura sull'esterno destro di Furlan, due centrocampisti esterni che hanno uno creato e l'altro concluso l'azione del gol come stiamo vedendo. Quindi grandissima vittoria contro un grande Frosinone. Ti chiedo un attimo un commento, intanto ricordiamo che siamo sul fine del primo tempo, si sta giocando Latina Carpi, siamo sullo 0-0, anche un veloce commento su quelle che saranno le partite: il derby piemontese Novara Provercelli, il confronto del Bentegodi tra Verona e Ascoli. Sono due partite anche queste importanti. Ricordiamo che c'è anche Ternana Trapani e Vicenza Pisa. Importanti perché il Verona deve dare continuità. È la grande squadra che deve cercare di vincere contro l'Ascoli, però l'Ascoli è una squadra che fuori casa ti fa anche giocare male e impensierisce con le sue ripartenze. Il derby parte in vantaggio sicuramente il Novara, per la qualità che sta esprimendo, però la Provercelli è una squadra solida che con il nuovo modulo ha dato equilibrio e compattezza alla sua squadra. Prima di andare a vedere il gol del mese di febbraio, un affaccio, torniamo dunque ad occuparci del massimo campionato di Serie A femminile di calcio nella quinta giornata di ritorno, appunto vittorie per Res Roma, San Zaccaria e Cuneo, pareggio tra Luserna e Verona, mentre le prime due, Fiorentina e Brescia, giocano nei posticipi di domani. Al momento in classifica la Fiorentina guida con 45 punti, Brescia 39, Verona e Res Roma terze a quota 30. Eccola qui la classifica, adesso la sigletta del gol più bello. Con il 28,95% di voti, il gol del mese di febbraio è questo di Parigini in Bari-Brescia. Capolavoro di Parigini, grande precisione, grande potenza. Che dire, solo ammirare. Andiamo a vedere anche il gol più bello della 29esima giornata, che è stato premiato con il 52,78%, vale a dire quello di Antenucci in Spal Pisa. Sì, l'azione proprio nel DNA della Spal, ampiezza campo, 1-2, cross, e Antenucci si fa trovare dentro l'area rigore insieme a altri due compagni e si è coordinato da attaccante vero e ha fatto il gol che lui sa fare. Antenucci che è andato in gol anche oggi. Diciamo subito che ai nostri telespettatori che per votare il gol più bello della 30esima giornata, giustamente hai detto, siccome mancano anche 4 partite, diamo ai nostri telespettatori la possibilità di farlo però sul sito di Rai Sport, e quindi lo vedrete lunedì sera quando si chiuderanno tutte le partite, perché esatto, Mancano 4, è giusto? No, è giusto, anche oggi non ci sono stati grandissimi gol perché proprio mancano anche 4 partite, quindi diamo la possibilità di votare con altre partite.
Ti posso chiedere una cosa, visto che siamo in chiusura, Roberto? È ancora secondo te il campionato dei bomber? Questo abbiamo visto Antenucci, il trio d'attacco, poi Pazzini, capocannoniere del Verona, il trio d'attacco del Bari, Granoce dello Spezia. Sì, perché le squadre tutte tendono a giocare, a costruire le azioni da dietro, ma poi devi avere il finalizzatore, quello che concretizza tutto, che valorizza il tuo gioco. E tutte le grandi squadre ce l'hanno, perché Floccari l'ha preso adesso la SPAL e lui concretizza. Antenucci è una conferma, Pazzini, Di Carmine, sono tutti giocatori che poi concretizzano tutto il lavoro fatto dalla squadra nella costruzione del gioco. Chiudiamo qui il 90° minuto di Serie B, l'appuntamento è per domenica 19 marzo, non c'è la Serie A, c'è però la Serie B con una puntata davvero importante, parleremo anche di mercato, andremo un po' a scoprire questi tanti talenti che per fortuna ci sono nel campionato di Serie B. Grazie a Roberto Rambaudi, grazie a quanti ci hanno seguito sin qui, vi ricordo l'appuntamento con Calcio Champagne questa sera 22:40, 90° minuto torna domenica 18:10, 19 marzo, grazie, arrivederci.